Innanzitutto, in una ciotola di vetro aggiungiamo 500 g di farina 00. Aggiungiamo 4 g di lievito secco. Infine aggiungiamo 8 g di sale. Con una marisa mescoliamo la farina, il lievito e il sale. Aggiungiamo 400 ml di acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo con la marisa. Raggiunta questa consistenza, aggiungiamo un cucchiaio di olio d'extravergine d'oliva. Continuiamo a mescolare. Mescoliamo fin quando l'impasto non sarà diventato di questa consistenza, guardate. Abbiamo quindi coperto con pellicola e lasceremo lievitare per 15 minuti a temperatura ambiente. Dopo 15 minuti di lievitazione, trasferiamo l'impasto su di un piano con della farina. Eccolo qua, in questo modo. E adesso lo andremo a lavorare a mano. Una volta creato il panetto, copriamo con la ciotola di vetro e lasciamo lievitare per altri 15 minuti. Dopo 15 minuti, eccoci qua, andiamo a fare altre pieghe al nostro impasto. E copriamo nuovamente con la ciotola di vetro. Dopo 15 minuti il nostro impasto si presenterà così. Adesso andremo a fare delle pieghe. E lasceremo il nostro impasto lievitare ancora una volta per 15 minuti sotto la ciotola di vetro. Trascorsi altri 15 minuti di lievitazione, andiamo a trasferire il nostro impasto all'interno di una ciotola con olio extravergine d'oliva sul fondo. Abbiamo coperto con pellicola e lasceremo lievitare per 24 ore in frigorifero. Dopo circa 20 ore il nostro impasto si presenta così. Adesso andiamo a fare i panetti. Prendiamo quindi una pellicola trasparente e ci mettiamo dell'olio. Con le mani unte d'olio, quindi andiamo
a creare i nostri panetti in questo modo, guardate. Fino a farli diventare completamente lisci. Li appoggiamo sulla nostra pellicola trasparente e li avvolgiamo in questo modo. Ed ecco pronto il nostro panetto. Una volta realizzati i panetti, li lasceremo lievitare a temperatura ambiente fino ad un'ora prima della cottura. Un'ora prima di infornare, andiamo a stendere i nostri panetti in una teglia. Prima quindi facciamo in questo modo per dare la forma, la stessa forma della teglia e per portare l'aria all'esterno verso i cornicioni in questo modo, con le punte delle dita in questo modo. Prendiamo quindi il nostro impasto, lo mettiamo in teglia in questo modo. Ed ecco fatto, signori.